Bentrovati, Valentina Ciccarelli studio per una nuova edizione del TG Web di Città di Ariano. Contratto istituzionale di sviluppo Invitalia presente. Il 21 novembre a Grotta Minarda arriva Invitalia nella persona dell'amministratore delegato Domenico Arcuri per incontrare le rappresentanze dei sindaci dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita. L'alta capacità che sta per nascere rende necessaria la reindustrializzazione e il rilancio economico e occupazionale del territorio attraverso un contratto istituzionale di sviluppo. Un piano di sviluppo dunque che favorisca investimenti produttivi nell'area della Valle Ufita, rilanciando fabbriche, commercio e servizi. Partendo dal protocollo d'intesa, siglato nel febbraio 2018 fra Unione dei Comuni, Regione Campania e Invitalia, si discuterà degli investimenti che saranno garantiti. A rendere possibile l'intervento di Invitalia e del governo regionale non è solo la stazione Erpinia dell'alta capacità ferroviaria, ma anche la strada a scorrimento veloce Lioni-Grotta Minarda, collegate alla zona economica speciale. Ariano, caso smaltimento carcasse. Carcasse di auto abbandonate ad Ariano, il Comune punirà con sanzioni chi non smaltisce negli appositi centri. Primo intervento nel piano di zona, dopo numerose segnalazioni da parte di alcuni residenti che avevano più volte sollecitato l'intervento della Polizia Municipale. Sul posto i vigili urbani che hanno immediatamente disposto la rimozione della carcassa dell'autovettura che costituiva un pericolo soprattutto per i bambini. Questo è l'ennesimo intervento a tutela del decoro urbano e della sicurezza. I controlli proseguiranno anche in altre zone della città. Porto d'armi abusivo, denunciato un trentenne. I carabinieri della stazione di Castel Baronia hanno denunciato un trentenne responsabile di porto d'armi abusivo. L'uomo, fermato ad Ariano Erpino, è stato trovato con alcune armi all'interno della sua auto e non è riuscito a dare agli agenti una giustificazione plausibile in merito. È scattata quindi la denuncia alla Procura della Repubblica e tutti gli oggetti sono stati sequestrati. Tentano di investire un poliziotto, si cercano due giovani. È caccia a due ventenni ad Avellino che hanno rischiato di investire un poliziotto ad un posto di blocco in via Ferriera. L'agente ha fortunatamente riportato solo leggere ferite ad una mano. La vettura, con a bordo un ragazzo e una ragazza rom residenti nel capoluogo, ha preso in pieno la paletta che gli aveva intimato l'ALT al posto di blocco del reparto prevenzione crimine. Nonostante lo stop intimato, i due hanno proseguito la corsa e dopo pochi metri hanno abbandonato l'autovettura, una Mercedes classe A, continuando a scappare a piedi. Al momento dei due ancora nessuna traccia, ma sono stati già identificati. Geometri, dono al Comune di Avellino. Ieri mattina, presso la sala conferenze del Comune di Avellino, i geometri irpini hanno donato al Comune il rilievo in 3D del castello e della dogana della città di Avellino. Il gesto ha come obiettivo la sensibilizzazione e l'ascolto dei geometri stessi a favore del patrimonio culturale, storico e architettonico del nostro territorio. Un dono che ha voluto dare impulso al processo di recupero di testimonianze storiche del patrimonio culturale. Passiamo adesso agli eventi. Wake Up YU, buona la prima, arriva la seconda. È tutto pronto per il secondo appuntamento con il Forum dei Giovani di Ariano Erpino, che ha stabilito una serie di incontri che possano consentire ai ragazzi di presentare proposte per la riduzione dell'inquinamento della città di Ariano. L'obiettivo è raccogliere proposte migliori, analizzarle e presentarle all'amministrazione comunale per l'attuazione. Dopo il primo appuntamento dell'8 novembre, il Forum si riunisce il 15 novembre alle ore 18 per l'analisi e lo sviluppo collettivo delle proposte e la selezione di quelle attuabili. Passiamo allo sport. Farmacia del Tricolle, match rinviato. Weekend di riposo per le leonesse. La trasferta in programma contro la Nico Basket Pistoia, in programma per sabato 16 novembre, è stata rinviata al 4 dicembre alle ore 18. Le ragazze di William Orlando torneranno in campo il 23 novembre a Livorno per la nona giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Questa era l'ultima notizia, vi ricordo la possibilità di seguirci sui social e sulla pagina www.cittadiariano.it. Buon proseguimento di giornata, alla prossima edizione!